Benvenuti di nuovo sul Capybara Project. Oggi abbiamo preso degli oggetti casuali su Wish. Gli altri dovranno coprirsi gli occhi, scoprire che cos'è l'oggetto davanti a loro e vedremo chi indovina più oggetti. Andiamo! Adesso mio... Yeah. Sono io, il primo scelto casualmente. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say your negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the top, but when everyone wrong, no one stops to the top. So you better back off and get lost. Allora, ti spero un attimo. Allora, adesso ti darò 13 oggetti, una alla volta. Ti hai un minuto di buio. Se lo indovini esattamente, spendi tempo. Se ti avvicini un pochino, decido io. Sì. Ti do un punto. Hai tre indizi che puoi usare in tutti e 12 oggetti. Nel primo oggetto metto un timer. Dove lo metti? È tipo un ombrello. Allora, se la metto è un ombrello. Ok. È un ombrello da testa. Oh, Madonna mia! Madonna! Sì. Ok, hai indovinato. Puoi guardarlo se vuoi. Veloce. E anche l'ho già messo. È proprio come me lo aspettavo, quello del cobalto. È esattamente lui. Posso indossarlo? Sì. Ok, quindi so che loro questo l'hanno indovinato. Lui, però non è un pettine? Sì, c'è cioè un dente mancante, non ti fissa. Ok. Questo è tipo un pettine, ok. Sai, mi sembrano quelle per tipo la testa? Okay. Ma non è proprio un pettine, perché ovviamente è troppo grosso. Credo sia tipo il fermacapelli per le code. No. È un pettine di quelli afroamericani che si incassano i capelli? No. È qualcosa per la testa però? No. Ah, ok, da barba. Non so. Baffi, barba, bene. No. Dai, io lo proprio il pettine per cavalli. No. Per la misurazione, per poi pettinarselo, per dove tagliare, quindi lo tieni così e tagli dandoti la misura alla barba, guardando qua. Sì, dai. È per la barba? Sì. Cioè, ho anche fatto così, sì. ma è troppo grosso. Pettine per cavalli. Ora inizia il primo oggetto difficile. Deve essere stato semplice, pronto? Sì. Una papera. Una papera a mettere tipo al dito. E sono tipo le marionette per le dita? Una papera, un coso gomito da mettere sopra le penne. Tentacruel. Sì, l'action figure di Tentacruel. Dai, un indizio. La provo. Dai, dammi un indizio. Ok. Si usa di notte, mentre dormi. Di notte? E dormire? Sì. Ah, è quello dei denti, tipo il paradenti, quello quando... No. Dimmi, se mi dici cosa ci va dentro, ti do un punto. Anzi, te. Oh, la lingua. Praticamente lo metti in bocca, ci metti la lingua dentro e evita il russo. Penso che tu muoia se trovi una parola del genere, ma su Wish è detto così, quindi noi ci atteniamo a Wish. Sì, io ve lo ripeto, è Wish che comanda, non io. Questa è una mega molletta. Una pinza. Eh beh, è una pinza per abiti, credo. È una pinza grossa. Poi c'è questo buco grosso. Potrebbe essere tranquillamente un portabicchieri elastico. Un portabibite. Bravissimo. Sono un fenomeno, ragazzi. Ok. Senza indizi. Senza indizi. L'ultimo è fa la penitenza, chiaramente. Forse è tipo per le cravatte, per mettere le pinze su e passare la cravatta in mezzo a questo buco per stare distesa. Secondo me sono già arrivato al mio fine così. Ok, è finito il tempo. Come fai a sopportare una cravatta? Ti dico subito un inizio, gratis per quello. In cima c'è un tappo di questo affare. Adesso mi hai messo in mano. Preservativo, un agacciuccio, una borraccia, all'interno di una borraccia, all'interno di una bibita, all'interno di un'estate. No. Non è tipo un cazzo finto a riempire con l'acqua, vero? No, tanto sapevo andavi. O è tipo una borraccia? No. Ah, o è una borsa dell'acqua, calda? È una cosa per urinare e ci metti via e ci chiudi questo lì. Dai, lo senso bene. Non è un cazzo finto. È un plancanale gigante gonfiabile, non lo so. Oh, è un porta oggetti. Che cazzo è?
Mi arrendo. Sì, meno uno, dai. Questa, signore. Era ovvio, cazzo! Era ovvio! E l'avevo anche visto già questo coso! Cazzo, era ovvio! Ce l'ho. Sembra una pallina per il naso. Questo è un accino per sbracciare? È tipo un mini casco per qualcosa. Okay, mini casco, dai. Sembra un mini casco in miniatura. Ok, va bene. Nel metodo da gatti. No. Nel metodo da conigli, criceti, no. Cani. Non puoi sparare così. Ok. Un mini casco, si è detto non è per il pisello. Sarà per una bambola, non lo so. Guardarlo. Un mini casco per. Indizio? Sì. Questo animale è un animale da fattoria. Papera. No. Fantagrandezza. Non mi vengono che non ho fatto la me! Via, l'ultimo, vai. È un piccolo agnello. No. È un piccolo agnello. Ma è un piccolo. Una gallina. Vabbè, era ovvio, era ovvio. Ma ti sta tutto in una mano. Piccolo agnello. Qui io ti consiglio di usare l'indizio il prima possibile, ok? Consiglio d'amico. Sembra tipo un tirapugno, comunque sì, vai, dammi l'indizio. Ok, non so se si nota, ma è tagliente. Proprio indica, serve per tagliare qualcosa. Così è un tagliacarte? No. Allora è un aprire lettere. Comunque un taglierino questo, avevo già sentito. No, ma so che cos'è. E che so che cos'è e non mi ricordo cos'è. Ce l'aveva un mio amico, sta merda. Una cosa per tenere le birre? No. Trincettino? No. Tagliacarta? No. Però che cazzo ci taglio così a tre dita? Apri la plastica, le confezioni, le scatole. Non ho proprio idea. Posso provare al punto guardando? Questo può tagliare qualsiasi cosa come nulla. Non è un tagliacarte. No, perché non sarebbe di plastica fatto così male. Dai, che cos'era? Vero. Con questo tu ci sbucci neanche la carta. Ah. Uno schiaccianoci giocattolo. No. Uno schiaccianoci fatto male di plastichissima, morbidissima. Allora, secondo me serve per dare la forma di questa cosa che è fuori e con le mani non riesco a capire. Ok. Se vuoi un punto mi devi dire o la forma o esattamente che cosa ci prendi. Se vuoi tre punti mi devi dire tutte e due. Sembra tipo una nocciolina. Tipo a bicchierino. Poi c'è sto punzone qui. Sono le gambe di un Transformers. No. Una papera. Ok. Una papera. Cioè il riso. No. Ah, papera! Bravo, che la forma ci siamo. Che cos'è? Fai 10 secondi. Se palesemente un anatroccolo. Se vuoi 3 punti di dare anche l'altra cosa. Uova per dargli la forma. No. Boh. Farina? No. Ghiaccio direi. No. Ghiaccio? Tipo no. La granita? No. Forse pesciolini? Pane? No. Ghiaccio, no! La neve. Cielo. Molto bravo. Neve? Ah, fa la forma! Ma perché con la neve ci si lancia le palle, non si sta a giocare a far costruire le cose. Sei pronto? Sì. Vai. Ah! Che hai guardato per lavare le macchine? Come cazzo hai fatto? Ma ti hai messo 3 secondi. Non è possibile. Sicuramente sono successi bene. Bene. È per la polvere. Ok. Per gli scaffali, per un no. Toglipolvere. No. Ah, questo è per la roba fragile. No. Statue. Io penso a Wish. Questo Wish ti dice con questa roba è bello perché puoi levare la polvere ai libri. No. E tutto ciò che riguarda il mondo dei libri. No. Quindi nemmeno a film. No. E che come fai a capire a cosa serve per andare negli angoli? Puoi guardarlo. Le macchine. Ma allora ho fatto i benzinai per anni e pulivano le macchine. Scorretto, scorretto, scorretto. E io ti qua non hai indovinato. Ma nessun cuoco usa un coso apri arance di Wish. Ce n'è un altro. Vai. Prossimo è l'oggetto perfetto e penso che me lo ruberai dopo questa sfida.
no, qui non c'è niente di sessuale, vero? È un cuore. No. È una luce. Ok. Allora, è un qualcosa che si accende. Batteria. È un vibratore. No. Sei sicuro? Sì, poi è vibrato, non è venuto. Ma magari non c'ha le pile. No, no, sta funzionando. È a forma d'osso? Quindi è una pila? Non è una torcia? No. Per lettura? No. No. A forma di rana? No. I tre punti? Sia la forma sia dove va. Al collo? No. Sono palle. Ma pensa così che sono colorate, dimmelo, ti prego. Come cazzo? Dove ce li hai? Perché così era impossibile. È un cuore, quindi no. Uno pensa. È un cuore? No, tiro, non ci siamo, dai, meno uno. È forma di cuore. Va bene, allora sarò comunque meno uno, perché comunque anche guardando non sei riuscito a capire che forma è. Palle. Non sono da mettere sui batacchi, vero? No, serve una cosa specifica, vanno messi su un oggetto specifico. La bicicletta. Sono le due. È un finto strizzabrufoli. È liscio dalle parti, ruvido da un'altra, potrebbe essere anche uno stoppino. No. Sotto sedia? Per lo schermo, mouse, telefono? Per la bocca. Così. Perché è duro ma non troppo. Posso levarmi? Sì. Allora, video? Io ho bisogno di un indizio perché sono sicuro che anche quando lo vedo non capirò, sì. Allora dai, dammi l'indizio. Per usarlo devi prenderlo così e schiacciarlo. Questo è il suo utilizzo. Però così piccolo dov'è che lo utilizzi? Così non con le mani, con i piedi, forse per l'artrite. Ah, per il problema della mascella dei denti, lo mastichi? Sì, un problema dei denti, no. La masticazione, per imparare a masticare, dritto. No. Per il fitness delle mani? No, quindi un punto ce l'hai comunque il fitness, ma si dici di che cosa? Sempre. Allora sarà per la bocca. Devi usire? No. Ah, per la lisca? No. O è l'R moscia? Assolutamente. Messo. Per guardarlo. Il punto l'hai fatto. Quindi? Ho cercato? Sì, oh, perfetto. No, allora, lo fate di Leonardo prima di te, la prima. Fatto. Per i muscoli. Ma l'ho detto, per i problemi alla mascella. Per il problema alla mascella ai denti, lo mastichi. La masticazione, per imparare a masticare, dritti, deglusire. Per la lisca, o è l'R moscia? Lo accetto. Pronto? Vai. Per buttarci l'acqua e te la fai cascare addosso, non no? È un mulino. Sembra il coso per l'acqua. È un mulinello ad acqua. No. Allora è un coso a vento. No. Una girandola da mettere in testa. No. Dai, dammi subito l'indizio. Ha a che fare con la frutta. Tipo un massaggiatore. Guardarlo e capirlo al volo, se no. No, è una roba da cucina. Okay. Perché c'è questo coso qui e c'erano le cose in cucina. Il regno di cose a cui associate. È lavaggio. No. Tipo per tagliare, se c'è la distesa ti fa pezzettini regolari. Bravo, di cosa? L'ananas? No. Hai altri due tentativi. Per la mela? No. Dai, pera. No. Ma non è vero, ragazzi. Non... Fai così. Ma... E il riesco le umenti del come fa? Questo è come lo li fa come cazzo alle vecchie. Pronto? Questo è il più bello, è il mio preferito. È l'ultimo, dai. Questa è la base. Un unicorno. Bravo. Sembra un cane. No. È un pupazzino però. Unicorno. Bravo. Un unicorno. Ok. Ha una funzione specifica il prossimo. Ma sono quelli che cano? No. Okay. Ah, sapevo sparare alla gente. No, mi hai preso. Spara fante. No, mi ha anche colpito. Fortissima, cazzo. È bellissimo. Ti ho un'unghia. Sono fatto abbassimare, non l'ho visto. Che ho fatto? Ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. È stata una gara molto difficile. Loro non sanno i loro punteggi. Smetti di farmi soffrire! Ci sono pochi punti di scarto. Colui che si è salvato, quindi che ha fatto più punti, con un totale di 16 punti e può andarsene, è Yaki. Ma davvero? Sei arrivato primo. Davvero? Ma pensavo di essere uno. Sei serio? Prego. Ragazzi, siete rimasti voi due. Uno
Di voi ha perso. Preparato di sicuro. E l'altro invece è arrivato a metà. Colui che ha perso e a cui tocca la penitenza, la ruota delle penitenze, è... lo scotto! Perché mi hai levato una cosa da masticare di sicuro? Così va la vita. Lo facevate tutti e due. Quindi adesso faremo la ruota delle penitenze. Secondo voi è meglio essere artefice del proprio destino o prendersi la merda che arriva? È una tua scelta. Ti incolpo lo stesso, quindi ci rompi. Ok, sei pronto? Sì. Buona Pasqua a casa. Ragazzi, questa sfida, in pratica dovremo prendere la sua rubrica, gireremo a caso, chiameremo il numero e lui dovrà fare gli auguri di buona Pasqua a chiunque risponda. Non guardo, ragazzi. Sto scorrendo la rubrica. Sai, non so, non so se voglio sapere chi chiamerò. E chi chiamerai? No. Pronto? Oi, come stai? Dicevo, ti faccio sta chiamata perché in questo periodo mi sembrava di buon auspicio farti buona Pasqua. Buona Pasqua? Sì. Siamo in un periodo... Buona Pasqua ancora no, casomai fino a buon Natale e poi buona Pasqua. È vero, c'è anche Natale nel mezzo, però mi piace più la Pasqua, quindi... Va bene. Va bene. Grazie, anche a te. Altrettanto, ciao. Che volevi dire? Questo. Sto chiamando un po' di persone perché è importante, secondo me, comunicare quanto è importante e bella la Pasqua. E quindi mi sembrava interessante farlo anche con te, capito? Per quello ti ho chiamato. Dai, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ho sofferto dentro. Mi voleva tantissimo bene questa donna. È finita. È finita. Non posso dire. No. Mai più. Ok, domani. Però c'è da dire che hai fatto la tua punizione regolarmente. Comunque. Sono stato sudato. Ragazzi, grazie per aver seguito questo video. Grazie un cazzo, siete dei pezzi di merda. Scriveteci qui sotto nei commenti qual è stato il vostro oggetto preferito tra quelli. Ricordatevi di iscrivervi e di attivare la campanella per le notifiche. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti. Non andrò alla ruota. Ma so che cos'è, non mi ricordo cos'è. La lisca. Ce l'aveva un mio amico, sta merda. È un piccolo agnello. Scorretto. Lo scatto! Buona Pasqua. Ho sofferto dentro!